Questo decreto è esemplare perché porta con sé caratteristiche e conseguenze che contraddistinguono il governo Renzi e il suo operato. La voracità nel prelievo delle tasse, la superficialità, l'arroganza, l'inefficienza, la contraddittorietà. La voracità. L'IMU agricola è una nuova patrimoniale che si aggiunge alle odiate IMU e TASI, le tasse sulle case e sui capannoni. È la conferma che la sinistra al governo è propria ingorda di tasse. Ricordo che il decreto legislativo 23 del 2011, relativo al federalismo fiscale, emanato prima dell'avvento dei governi nominati, prevedeva le esenzioni dall'ICI per i terreni agricoli in aree montane e collinari. Poi, nell'aprile 2014, è arrivato il decreto legge 66, noto come decreto IRPEF 80 euro, con il quale il Premier Renzi, per finanziare la marchetta elettorale delle europee, si è posto l'obiettivo di racimolare almeno 350 milioni dal settore agricolo. E così si è intervenuti a gamba tesa, riducendo le agevolazioni fino ad allora riconosciute al settore agricolo. La Lega, lo segnalo, da subito ha fatto resistenza con emendamenti soppressivi, ma nell'assoluto silenzio di maggioranza e del PD, di cui molti parlamentari solo tardivamente si sono accorti della cavolata e hanno persino avuto la faccia tosta di ergersi a paladini, unici difensori del comparto agricolo attaccato. La superficialità, perché con colpevole ritardo rispetto alla previsione del decreto 66, il decreto ministeriale, che doveva fissare i nuovi criteri per stabilire i comuni esenti dall'applicazione del balzello, è stato emanato solo il 28 novembre, in grave e scandaloso ritardo rispetto ai tempi previsti e pieno di macroscopiche incongruenze. Ricevendo una doccia fredda, oltre 4.300 comuni a bilancio di esercizio chiusi e già assestati si sono visti tagliare il fondo di solidarietà per un totale complessivo di 360 milioni. Solo il 28 novembre i 4.300 sindaci hanno preso atto che avrebbero dovuto ancora interpretare il ruolo di esattori per conto dello Stato e dunque far pagare le imposte ai proprietari dei terreni entro il 16 dicembre, dunque ad una manciata di giorni. Solo il 28 novembre i sindaci hanno capito che era demenziale il criterio scelto per stabilire le esenzioni, quello dell'altezza del municipio. Una follia non tenere conto in qualche modo dell'altezza del bene terreno. Da qui le sacrosante proteste di sindaci e ricorsi al TAR che ha sonoramente bocciato il provvedimento. L'arroganza o tracotanza, come l'ha definita ieri il collega Danna, perché l'iter di questa norma conferma un modus operandi che la dice lunga sulla competenza del governo, quella di fare provvedimenti infischiandosene del bene dei cittadini e degli enti territoriali, non solo nel merito, visto che è un continuo di nuove tasse e aumenti, ma anche nel metodo. L'arroganza è insita nella retroattività dell'imposta. Un cittadino arriva quasi a fine anno e scopre che deve pagare un nuovo balzello di lì a pochi giorni, ma soprattutto anche per tutto il 2014, pressoché già terminato. Un sindaco fa il bilancio di previsione convinto di poter contare su risorse certe, ancorché limitate da continui tagli nella legge di stabilità, e poi arriva il fenomeno Renzi, che deve stupire il mondo con effetti speciali, ma come sempre facendo pagare il conto ad altri. Ed ecco che con lo stesso decreto 80 euro ad aprile, con effetto immediato, dunque in corso di esercizio, taglia 700 milioni a comuni e province, ne taglia altri 700 alle regioni e con effetto ritardato al 28 novembre a 4.300 comuni taglia altri 360 milioni senza dare le garanzie a questi di poter rientrare nel buco. Vergogna! L'inefficienza e la schizofrenia
normativa, perché per arrivare ad oggi, dopo la norma primaria contenuta nel decreto di aprile, siamo dovuti passare in 3 mesi attraverso ben 4 provvedimenti: il decreto ministeriale del 28 novembre, il decreto legge del 16 dicembre, che ha dovuto posticipare una prima volta la data di pagamento del balzello al 26 gennaio, il travaso dello stesso decreto nella legge di stabilità, giusto per farlo decadere, infine il decreto di oggi in conversione, che ha modificato la platea degli esenti riprendendo la vecchia classificazione ISTA del 1992 di comuni montani, e altresì ha di nuovo prorogata la data di pagamento, ma solo al 10 febbraio, ancora inadeguata perché inevitabilmente antecedente a quella di conversione del decreto. Domando: quanto tempo hanno perso i parlamentari per fare risoluzioni, interrogazioni ed emendamenti? Quanti soldi e tempo hanno perso le amministrazioni comunali per far quadrare i bilanci, per fare i ricorsi? Quanto tempo è stato e rimane ancora impegnato il Parlamento per affrontare il tema? Tanto e prezioso tempo sottratto alla valutazione più approfondita di altri provvedimenti che invece vengono licenziati a raffica a colpi di fiducia. Vede, Premier Renzi, lei continua a ricorrere a decreti legge e a porre su di essi la fiducia non perché le opposizioni fanno ostruzionismo, come ha dichiarato ieri in Francia. È una delle tante balle che lei, da maestro baro, è abile a raccontare. Lei ricorre a decreti perché vede il Parlamento come un orpello, un peso a cui farebbe volentieri a meno e a cui infatti concede di elaborare i provvedimenti con la clessidra. Di più, lei ricorre quasi sempre all'istituto della fiducia proprio per manifesta incapacità di emanare provvedimenti privi di criticità, di errori e di sbavature e necessitano di settimane per essere corretti. È successo la scorsa settimana con il decreto dell'Ilva e si ripete oggi con l'IMU agricola, due provvedimenti sui quali le minoranze hanno dimostrato profondo senso di responsabilità e rispetto nei confronti dei vari soggetti coinvolti e penalizzati. La contraddittorietà. Il governo Renzi parla di sostegno alle attività economiche, ma qui il settore agricolo subisce un ulteriore colpo per rimpinguare le casse ingorde dello Stato. Trattasi sui fabbricati rurali, tari sui terreni agricoli, rivalutazione dei terreni domenicali del 2012, riduzioni delle agevolazioni sul gasolio per agricoltura e altre vessazioni, stiamo parlando di un settore, quello agricolo, che tra il 2012 e il 2014, supportato dal PD e dal nuovo centrodestra, stiamo parlando di una cifra vicino al miliardo. Senza contare che per coprire 90 milioni di euro di minor gettito rispetto ai 360 iniziali derivanti dalle maggiori esenzioni, si colpisce ancora il settore agricolo annullando il fondo per l'abbattimento dell'IRAP per i lavoratori stagionali. Poi c'è la confusione, l'incertezza, il disorientamento, la rabbia di cittadini e dei sindaci. Queste sono inevitabili conseguenze di fronte a un modo di legiferare approssimativo ed irresponsabile. Sono negative conseguenze che anche dopo la legge Delrio su funzioni e personale si trovano anche con l'IMU agricola e che regnano tra sindaci e tra cittadini che non comprendono e non riescono a spiegarsi il perché di tanti errori. Infatti, dopo 4 provvedimenti abbiamo una casistica eterogenea. Abbiamo proprietari che con il decreto interministeriale erano soggetti al balzello e ora non lo sono più. Per molto di loro che hanno pagato l'imposta, il governo non aveva pensato alla restituzione dei soldi e solo grazie ad emendamenti alla battaglia della Lega potranno ottenere il mal tolto. Abbiamo proprietari di terreni che prima erano esenti e ora invece devono pagare, ma che a differenza di chi era obbligato da subito al balzello non lo paga per il 2014. Abbiamo comuni che sono ritornati ad essere esentati, che non sanno quando verranno rimborsati dal taglio che hanno subito. Ci sono comuni che devono applicare il balzello e sono in difficoltà per l'assenza di banche dati dei terreni agricoli e dunque non sono in grado di informare i cittadini che sono nuovi soggetti IMU. Abbiamo comuni ricompresi in comunità montane e persino nelle province montane definite dalla Delrio. Mi sto avviando alla conclusione.
alcuni dei quali sono classificati come montani e altri parzialmente montani. Ma dico io, in questi mesi non si poteva prendere il vecchio e poi ripescato elenco Istat stilato sulla base di una qualifica di montanità che risale ad una legge del 52 e aggiornarlo in base alle novità legislative? Concludo. La Lega Nord si è mossa da subito per cancellare questa vergognosa rapina, con emendamenti soppressivi già a partire dal decreto 66, che ha dato origine al caos, poi con il decreto competitività, poi con la legge di stabilità, poi con il mille proroghe e poi soprattutto con il decreto odierno, che agisce solo in un'ottica di riduzione del danno, ampliando l'esenzione per i comuni montani, ma seppur ridotta, rimane ampia la platea dei nuovi comuni soggetti passivi di imposta e dunque alla fine resta un'ingiusta tassa di 270 milioni contro l'agricoltura. Per noi resta il problema di fondo, la nuova patrimoniale deve essere abolita, punto e basta. Ci consola un poco come Lega, che si è battuta come un leone in commissione, l'aver ottenuto due significativi risultati su problemi che per primi abbiamo posto all'attenzione dei gruppi: il rimborso del balzello per chi ha già pagato l'imposta per il 2014 e ora con i nuovi criteri risulta esentato; secondo, l'azzerare le sanzioni e gli interessi di mora per chi pagherà l'imposta 2014 in ritardo rispetto al 10 febbraio o ancorché entro il 31 marzo. Per noi devono essere totalmente esentati anche i comuni parzialmente montani. Colpire i proprietari dei terreni incolti in aree collinari è scelta grave perché penalizza coloro che manutengono il territorio anche ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico. Insomma, con l'IMU agricola ancora vessazioni e un irresponsabile caos solo per finanziare gli 80 euro di Renzi, che passa all'incasso imponendo ai sindaci di mettere le mani nelle tasche dei cittadini, e la presenza del solo rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze e non dell'Agricoltura è significativo. Concluda, senatore. Un bonus, quello degli 80 euro, che peraltro resta ancora iniquo perché al di là delle promesse renziane non è stato elargito a pensionati con la minima, ai cassa integrati, ai disoccupati, ai lavoratori autonomi a basso reddito. Finisco, Presidente. Per questi motivi, altro ancora, che Renzi deve andare assolutamente a casa.